Salve, in questa seconda parte della nostra guida all'uso di Impress vedremo come inserire un'immagine di sfondo nelle nostre diapositive e come inserire diversi contenuti all'interno di una slide. Allora, per fare questo dobbiamo innanzitutto aggiungere una nuova slide alla nostra presentazione e per farlo ci sono vari modi. O semplicemente clicchiamo su quest'icona con il più, nuova diapositiva. Andiamo qui nella colonna di sinistra dove c'è il riquadro di navigazione delle diapositive, tasto destro, nuova pagina, oppure vado in alto, diapositiva, nuova pagina. Quindi le modalità sono diverse. Andiamo con la più semplice, clicchiamo nuova diapositiva. A questo punto, siccome dobbiamo inserire un'immagine di sfondo, lasciamo soltanto il titolo, tanto per vedere meglio l'effetto che fa l'inserimento che faremo, e scriviamo, inseriamo un'immagine di sfondo. Allora, per fare questo, io posso prelevare un'immagine dal mio PC o posso utilizzare una delle possibilità di riempimento della diapositiva che mi offre il programma. Questa seconda possibilità si può sfruttare cliccando con il tasto destro sulla diapositiva e selezionando proprietà della pagina. Si apre una finestra all'interno della quale ci sono due tab, diciamo due schede. A noi interessa questa sfondo. Selezionando dal menu tendine abbiamo varie possibilità. Possiamo scegliere un colore per lo sfondo della nostra pagina, scorrendo da questa lista di possibili colori. Posso selezionare una sfumatura, quindi non un colore semplice, ma un colore sfumato. Posso selezionare un tratteggio di vario tipo o posso selezionare un'immagine tra quelle disponibili all'interno del programma. Allora, proviamo ad inserire un'immagine, per esempio questa, cielo. Ok. Decido di non impostarla in tutte le pagine, ma solo in questa, quindi alla domanda impostazioni dello sfondo per tutte le pagine, no. Abbiamo che questa impostazione si applica solo alla slide su cui stiamo lavorando e vedete quindi che lo sfondo si è riempito con questa immagine, diciamo, di nuvole. Proviamo adesso a inserire un'altra immagine nella quale invece mettiamo, quindi proprietà della pagina sempre. Con il tasto destro mettiamo un colore qualsiasi tra questi, per esempio questo. Ok, anche in questo caso non lo applichiamo a tutte le pagine. Ecco, vedete che lo sfondo ha assunto questo colore arancione chiaro. L'ultima possibilità è quella invece che vi dicevo di aggiungere un'immagine prelevandola dal nostro PC. Quindi tasto destro di nuovo sulla slide, non proprietà della pagina questa volta, ma imposta immagini di sfondo. A questo punto io avrò accesso alle varie cartelle del mio computer, scelgo un'immagine qualsiasi dal mio computer, quella diciamo che preferisco, adesso ne prendo una a caso, e la inserisco come immagine di sfondo. Impostazione dello sfondo per tutte le pagine? No. Ecco, vediamo che adesso lo sfondo riproduce questa fotografia che io ho scelto. È chiaro che io posso inserire come immagine di sfondo qualunque immagine contenuta all'interno del mio PC, quello che devo sempre tenere in considerazione è poi il contrasto tra l'immagine di sfondo e quello che vado a scrivere sopra, perché devo sempre, diciamo, fare in modo che quello che scrivo sia leggibile. Quindi, per esempio, lo sfondo di questo tripo potrebbe essere una buona opportunità per fare una presentazione d'immagini, cioè inserire delle immagini come sfondo per presentarla tutta slide e fare una specie di galleria fotografica. Meno adatta un'immagine di questo genere potrebbe essere per scriverci sopra, migliore una come questa o volendo come questa. Se vogliamo applicare un'immagine a tutte diciamo a tutte le slide della nostra presentazione non dobbiamo fare altro che, per esempio, proprietà della pagina, colore,
Scegliamo piuttosto invece sfumatura, così vediamo anche come si inserisce la sfumatura. Scelgo questo color giallo e decido che lo voglio in tutte le pagine. Quindi, cliccando sì, vedrete che tutte le diapositive assumeranno questo colore giallo, sostituendo anche gli altri sfondi che avevamo precedentemente scelto e selezionato. Vediamo adesso come inserire i vari contenuti all'interno di una slide. Per fare questo selezioniamo nuova slide e come layout scegliamo questo che è titolo più contenuto. A questo punto decidiamo di inserire un'immagine. Per fare questo dovrò selezionare all'interno di questa sezione della slide l'icona dell'inserimento immagine, che è questa in basso a sinistra. Faccio clic e prelevo dal mio PC un'immagine, la solita di prima, scegliamo questa, clicchiamo su Apri e vediamo come l'immagine va ad occupare lo spazio previsto nel layout per il contenuto in questione. Vediamo ora come inserire invece un video o un audio all'interno della nostra presentazione. Quindi aggiungiamo una nuova diapositiva e questa volta per inserire un video facciamo clic sull'icona in basso a destra dove c'è questo simbolo di una pellicola. Dall'interno del nostro PC selezioniamo un video. Chiaramente dobbiamo avercelo a disposizione per poter fare questa operazione e clicchiamo su Apri. A questo punto è chiaro che ci vorrà qualche attimo in più, visto che il file video ha una pesantezza maggiore rispetto all'immagine. Eccolo pronto. Per verificare che il video funzioni, ci clicco sopra e poi vado a fare clic sul tasto che mi appare in basso a destra nella barra. Diciamo di gestione del video con l'indicazione riproduci. Ecco, come abbiamo visto, il video funziona perfettamente, quindi in un solo clic sono riuscita a inserire un video all'interno della mia presentazione. Normalmente, quando io inserisco un video in questo modo, quando presento il mio lavoro, andando qui lo posso vedere, inizia dalla diapositiva corrente a vedere la presentazione, il video parte in automatico. Quindi senza bisogno di fare ulteriori operazioni. Andiamo adesso a vedere invece come inserire all'interno della nostra presentazione un file audio, per esempio. Quindi di nuovo andiamo su aggiungi diapositiva, scegliamo come layout sempre titolo e contenuto e dalla stessa icona di prima, invece che scegliere un file audio, scegliamo un file audio. Adesso ne prendo uno da questi che ho a disposizione qui. Clicco apri. Così come per il video, anche per l'audio ci vuole qualche attimo in più affinché venga caricato. Ecco, come per il video mi appare in basso una barra di riproduzione e io posso verificare l'effettivo inserimento del file audio facendo clic su riproduci. Ecco che la musica parte e quindi l'audio è stato correttamente inserito. Come nel caso del video, nel momento in cui io vado poi a presentare, partendo in questo caso proviamo a farlo dalla diapositiva corrente, in automatico il file audio riproduce la musica selezionata. Benissimo, adesso andiamo a vedere gli ultimi due elementi che io posso inserire all'interno di una slide, fatto salvo il fatto che il testo lo posso inserire sempre ogni volta che voglio. Quindi inseriamo una tabella. Per fare questo faccio clic sul simbolo in alto a sinistra che riproduce proprio una tabella. Mi verrà chiesto di
selezionare il numero di colonne, il numero di righe che io intendo creare nella mia tabella. Una volta che ho fatto, clicco su OK e la tabella mi appare. Se l'altezza delle righe non è sufficiente, posso agire su questi pulsantini, allungare la tabella e in automatico anche le righe avranno un'estensione maggiore. A questo punto posso decidere di lasciare la tabella così com'è, posso decidere di cambiarne il colore agendo su queste combinazioni disponibili nel menu di sinistra relativo proprio alla struttura della tabella, posso decidere di avere le righe di intestazione evidenziata oppure no, posso decidere di evidenziare la prima colonna, posso decidere di utilizzare righe a colori alternati oppure no, posso decidere di avere colonne a colori alternati, posso, se voglio, inserire dei bordi non bianchi ma colorati facendo clic su la tabella con il tasto destro e selezionando proprietà tabella. A questo punto io qui posso decidere di avere solo i bordi esterni, i bordi interni e le righe orizzontali, tutti i bordi, e scegliere un colore per i bordi e poi dare OK e vediamo che tutti i bordi della tabella vengono disegnati. Nel momento in cui voglio scrivere all'interno della tabella posso decidere se avere allineamento a sinistra, allineamento a destra, al centro. Per farlo basta agire su queste caselline qui, vedete, in alto, al centro, in basso, a sinistra, centrato, a destra. Nel momento in cui io scelgo per esempio questo e al centro, vedrete che quando io vado a scrivere all'interno della tabella la scritta mi appare esattamente al centro, sia verticalmente che orizzontalmente. Se invece scelgo un allineamento a sinistra avrò questo, se scelgo un allineamento a destra avrò questo, se scelgo invece un allineamento al centro ma posizionato in alto avrò questo, se scelgo un allineamento al centro ma posizionato in basso avrò questo e così via. Posso scegliere dove scrivere, come scrivere, e così come per il resto degli elementi testuali presenti all'interno della mia presentazione posso sempre agire sul carattere modificandone le dimensioni, modificandone il colore, modificandone il carattere e modificandone, se voglio, anche le caratteristiche mettendo un grassetto oppure mettendo un corsivo o mettendo un sottolineato.